29 agosto 1991. Muore l'imprenditore italiano Libero Grassi. Era diventato un uomo simbolo in una città con pochi atti di vero coraggio. Da solo, come ogni mattina, si stava recando nella sua fabbrica tessile sotto Monte Pellegrino. I sicari, forse due, hanno agito alle sue spalle, gli hanno sparato prima al torace, poi due colpi alla testa, devastanti. 67 anni, impegnato in politica, recentemente rientrato nel Partito Repubblicano, Libero Grassi lo scorso anno era stato protagonista di un gesto controcorrente. Aveva denunciato alla magistratura un tentativo di estorsione, aveva rifiutato di pagare il pizzo. Qualche giorno dopo aveva subito una rapina. Un messaggio esplicito, come dire, senza protezione ti può accadere di tutto e di peggio. La denuncia pubblica di Grassi aveva sollevato molti consensi, ma lui era sfuggito alla retorica e al protagonismo. Nella mia azione io ritengo di avere fatto semplicemente ancora il mestiere di mercante. Un uomo vivo sul mercato da 40 anni, non posso cedere le mie decisioni imprenditoriali alla criminalità.